Ancora la musica protagonista del nostro salotto settimanale. Questa sera parleremo delle sue canzoni e soprattutto dei suoi sogni con un artista di Praia a Mare, Angelo Staggetti, che andiamo subito a presentare. Buonasera, Angelo. Buonasera, ciao a tutti i telespettatori di Spazio 3. Allora, giovanissimo, classe Sì. 1993, quindi ancora devi compiere 20 anni, mi Sì, dicevi sì. prima. Allora, presentati agli spettatori di Spazio 3, a chi non ti conosce. Sono Angelo Staggetti in arte Staggio, faccio musica dall'età di 14 anni e scrivo canzoni dall'età di 16. Sì, È la tua chitarra, a quanto pare, è è la la... tua compagna di vita. Sì. Non ho capito È il perché. mio appoggio principale per comporre musica e sui quali scrivo i testi, sulla quale Ecco. scrivo dei testi. Tu, diciamo, hai iniziato a 14 anni, come hai detto, però c'è poi tutto quello che è venuto, diciamo, nella tua carriera, chiamiamola così, perché comunque si parte piano piano. Sì. Io Parlacene un po'. ho conosciuto la musica a 14 anni e l'ho conosciuta in una gita scolastica a Roma. Cioè là per la prima volta ho preso fra le mani una chitarra e tra me e la chitarra c'è stata una sorta di conciliazione, nel senso che il suono della voce con il suono delle corde sembrava un suono unico quando per la prima volta l'ho presa e da là ho capito che comunque la musica mi apparteneva, l'arte mi apparteneva e ho deciso di prendere lezioni di chitarra e da lì è nato tutto. Ecco, chi sono state soprattutto le tue influenze? A livello Musicale, artistico-musicale, artistico. vabbè, mi rifaccio soprattutto ai cantautori del 70, vale a dire Fabrizio De André, Roberto Vecchioni, ma tra le mie influenze c'è soprattutto il rap che ho ascoltato da piccolo sempre, cioè J-Ax, ora anche artisti di oggi tipo Fedez, Marracash e così via. Ecco, lavorando anche con altre persone del posto, altri giovani, quali influenze sei riuscito a fare tue poi? Vabbè, sicuramente sono influenzato dal maestro Nicola Pandolfi che mi ha seguito e mi sta seguendo nella mia crescita artistica. Mi sta aiutando ad attraversare, le strade giuste da fare. Ecco, tu alla fine. Il maestro Pandolfi, come già mi dicevi prima, è stato anche colui che ti ha indirizzato Sì, mi ha non solo indirizzato. artisticamente, ma un po' ti ha fatto capire anche il tuo ruolo. Sì, il mio ruolo, che infatti, cioè, no, noi artisti non dobbiamo fare arte per noi stessi, ed è stata la prima cosa che mi ha detto il maestro Pandolfi. Nel momento in cui si decide di essere artisti, tra virgolette, perché non lo si decide poi, tu devi fare il tuo lavoro per gli altri. Devi mandare dei messaggi, devi comunicare alla gente ciò che pensi. Cioè l'artista quando, nel momento in cui va a comporre, tra virgolette soffre un po' per tutti, nel senso che fa suoi i problemi degli altri. E attraverso questa empatia che entra fra l'artista e l'ascoltatore, noi siamo in grado di comunicare emozioni, ma soprattutto di affrontare i temi che magari nella vita quotidiana non tutti affrontano. Ecco, comunque sei giovane. Sì. Sei giovane e quindi di quali problemi parliamo, tra virgolette, parli nei tuoi testi? Nelle mie canzoni, ad esempio, ti cito Mia sorella antimusicale, che comunque è un pezzo che ho portato un po' dappertutto, no? Dove ho potuto partecipare. È un testo che parla della società, che io definisco appunto antimusicale. Altri testi, come ad esempio quello che porterò stasera qui, Senza Poi ci cena, farei sentire, infatti. parla del fatto che oggi non mangiamo più cose genuine, quindi una critica all'industria alimentare. Poi naturalmente si parla anche di temi più intimisti, qual è l'amore, la passione e così via. E poi alla tua età Eh l'amore sì, è sempre diciamo. un'incognita, no? Sì. E allora facciamo una cosa adesso. Siamo davanti alle telecamere di Rete 3, abbiamo un po' di tempo a nostra disposizione. E tu adesso ci fai un bel unplugged, Va eh? bene. Vecchio stile. Vi presento Senza cena, allora. Prego. Stasera vorrei farti una cena, a sorpresa, a sorpresa.
Esco, vado a fare un po' di spesa, un po' di spesa, ma dei prezzi, meglio non parlarne. Ancor peggio, è scaduta questa carne. Insalata fumata, insalata malata, insalata inquinata. Le uova rimbalzano e la frutta sta per scoppiare. Ed io cosa preparerò? Temo ti intossicherò, ma son sicuro che andrà bene. Mi piacerà, mi apprezzerai quel tuo improvviso mal di pancia. Sono andato a letto senza cena e non solo, non ho più sonno e intanto fumo. Insalata fumata, insalata malata, insalata avvelenata. Le uova rimbalzano e la frutta sta per scoppiare. Ed io cosa preparerò? Temo ti intossicherò, ma son sicuro che andrà bene. Mi piacerà, mi apprezzerai quel tuo improvviso mal di pancia. E sono andato a letto senza cena e non solo, non ho più sonno e intanto. E allora, adesso questo brano ce lo devi un po' raccontare. Analizzare. O meglio, è stato abbastanza chiaro. Diciamo, sì, il testo è esplicito. Sì, è una maniera ironica per parlare di un problema serio. Cioè, diciamo che per non appesantire la cosa, non è una storia vera il fatto che comunque ho preparato una cena per lei e che dopo non sia andata nel migliore dei modi. Però è un pretesto che ho trovato per raccontare un tema che altrimenti sarebbe diventato pesante. Ecco che poi alla fine è un tema anche attuale perché ci lamentiamo di quello che noi mangiamo. Questa canzone è nata proprio ascoltando una notizia al telegiornale che mi è capitata di sentire una volta, poi non l'ho più risentita, dove in Giappone la frutta praticamente era esplosa e c'erano delle uova che rimbalzavano, che mi ha dato questa ispirazione. È nata questa canzone. Sì, il problema poi degli OGM, anche degli alimenti, insomma, geneticamente modificati. Ma oltre a questo, anche sempre analizzando questo brano, poi oltre alla notizia in sé, ti ha ispirato anche quello che noi viviamo tutti i giorni alla fine. Cioè, ci lamentiamo da una parte di ciò che mangiamo, però. Nessuno vuol zappare, può essere un'altra ispirazione. Sì, non è giustissimo, ciò che hai detto tu è giustissimo. Ecco, io però una curiosità me la voglio togliere questa sera. La tua prima canzone, la prima proprio, dice, è iniziata a 14 anni, sì. Te la ricordi com'è nata? Sì, poi una canzone che è nata a 14 anni e non ho più cantato perché comunque dopo giustamente, uno però matura la struttura, capisce come scrivere meglio. Ed era nata dal fatto che non mi piaceva studiare. Adesso neanche più me la ricordo. Comunque diceva non mi va più di andare a scuola, non mi va più di fare niente. Quindi era nata da un rifiuto nei miei confronti. Un moto di ribellione, possiamo dire. Sì, era nata a 14 anni appunto. Ma tu una canzone d'amore l'hai scritta? Sì, perché comunque l'amore serve a tutti noi, no? Cioè ciò che ci rende più felici. A 19 anni, già, voglio dire, l'amore come lo vedi? No, ti ho bloccato. È difficile dire, cioè, dare una definizione dell'amore, però io penso che quando ci si innamora nemmeno ce ne rendiamo conto, cioè sei felice e basta. Ecco, però parlando anche della tua carriera, è anche giusto dire, io la chiamo carriera perché comunque tutto ciò che ha un inizio e poi ha una, comporta anche una crescita,
crea una carriera. Quindi per questo motivo io ti volevo chiedere, tu hai partecipato a molti concorsi? Sì, sì, i più importanti a cui ho partecipato è stata la trasmissione che si tiene su Canale 5, Amici. Ho superato 3 provini, poi comunque ci sono tante persone, non sono andato oltre, ma è stata una bellissima esperienza, soprattutto formativa, perché comunque ho conosciuto artisti che venivano da tutta Italia. E aver fatto 3 provini mi ha aiutato anche a capire tante cose, nel senso come ci si presenta, come... di fronte al pubblico. Sì, sì, quindi è stata una bellissima esperienza. E un'altra che ho fatto proprio pochi giorni fa è stata quella del Saiorio Festival. Ci sono state le audizioni a Roma, che tra l'altro ho superato. Mi hanno dato l'accesso alla finale, dove c'è stato Luca Jurman come presidente di giuria, che ha fatto anche un master con noi di 2 ore, che è stato veramente molto interessante e molto formativo, direi. Cioè, perché... Ecco, questo mondo però, tipo quello di Amici, alcuni lo criticano, altri lo vedono come un mondo forse fatato, no? Ci viene presentato in televisione come il mondo a cui molti aspirano. Tu che adesso l'hai potuto vedere dall'interno, anche se in maniera... veloce, diciamo, sì, in maniera, sì, maniera veloce. Che cosa ti è rimasto? Mi è rimasta una bellissima esperienza, sicuramente, perché comunque essere richiamati dicendo hai superato il provino è comunque una cosa bellissima, no? Una soddisfazione per chi fa questo mestiere. Poi io non lo vedo tanto come un mondo fatato. Secondo me è una grande possibilità che viene data agli artisti. Poi, al di là di come va, sicuramente ci sarà qualcosa che noi non sappiamo, però io non sono scettico su questi programmi, sui talent show, e dico che secondo me è una grande possibilità. Però nei miei progetti futuri non c'è quello di partecipare a un talent, tanto a dire la verità, facendo questa esperienza ho capito che non mi interessa. Ciò che voglio fare io è fare un album free download su internet, mettere dei video su YouTube delle mie canzoni e poi vedere come vanno. Nei miei progetti c'è questo. Rimanere, insomma, in maniera... rimanere, diciamo, su una posizione indipendente. Sì, sì, sì. Ecco, anche perché oggi forse accedere a delle major... No, perché ho capito anche che magari accedere ai talent, sì, a chi capita è una grande fortuna, perché conosce artisti di altissimo livello, no? Però è rischioso, perché comunque c'è gente che ti guarda 24 ore su 24, conosce i lati più intimi del tuo carattere, quindi secondo me è un'esperienza, oltre che bellissima, abbastanza rischiosa. E magari ti bruci dopo 2 settimane, quindi nei miei progetti futuri non c'è. Quindi diciamo che tu preferisci di più, sì, mostrarti, però rimanere anche sulle tue. Io preferisco mostrare la mia arte, ciò che posso fare, che posso comunicare. E secondo me il web... è il mezzo più adatto alla mia personalità, diciamo. Ecco, però c'è anche da dire che il web, prendiamo ad esempio YouTube, è sì un mezzo democratico, però dall'altra parte forse fin troppo, perché tutti possono, sì, finire, sì, su YouTube. Però naturalmente io questo progetto darò vita quando mi sentirò realmente pronto, quando sarò veramente soddisfatto degli arrangiamenti, di come sono venuti, cioè di come li ho cantati. E poi l'idea del video, che anche deve derivare principalmente da me, devo vedere prima cosa ne esce fuori, poi quando mi sentirò realmente pronto farò questo salto sul web e farò girare i miei video. Però ora è un progetto a cui abbiamo dato inizio, ma che richiede ancora molto tempo. Ecco, chi c'è dietro di te, soprattutto chi ti sta seguendo oltre Maestro Nicola Pandolfi? Come arrangiatore mi sta seguendo Pasquale Pesce, perché... E poi, no, siamo noi 3 che stiamo lavorando. Stiamo lavorando in 3. Finora quanti brani sono già stati completati? Abbiamo completato 2 brani, tra cui c'era Senza Cena, che avete ascoltato senza arrangiamento. È il prossimo che presenterò. Vuoi diventare anarchico, diciamo, nelle tue canzoni? No, no. Preferisci comunque la linea della protesta? No, della protesta... Io parlo di ciò... Cioè, parlo di quello che mi sento di parlare, voglio dire. Ciò che avverto dentro, che voglio esprimere, lo voglio comunicare, parlo di quello. Al di là della politica, al di là di qualsiasi discorso. Alla fine, cosa non ti piace del mondo in generale? Mi può sembrare una domanda sciocca, però...
Cosa non mi piace? Una persona nell'arte cerca sempre poi di trasmettere un messaggio. Sono tante le cose che piacciono, ma che non piacciono, poi ce le facciamo piacere. Ci può essere qualche cosa che non va, però. Diamo un messaggio positivo. Sì. Vabbè, il messaggio positivo è per chi fa questo lavoro, per chi fa questo mestiere, secondo me, è dire producete tanto, perché l'arte non è mai spazzatura. E sull'Alto Tiveno Cosentino sei riuscito a confrontarti anche con altre persone, con altri artisti? Beh, sì. Comunque ho conosciuto un po' l'ambiente, anche a Praia, nella zona, mi sono confrontato come con vedi altri proprio l'ambiente, come lo vedi? L'ambiente, no, è un bell'ambiente, perché comunque fare arte solleva gli animi. Ma ci sono poi delle reali opportunità secondo te? Sì, secondo me basta impegnarsi. Cioè, se uno ci crede fino in fondo e si impegna, perché vuole realizzare, è una strada come tutte, voglio dire, no? C'è chi vuole fare l'avvocato, quindi si impegna nel campo e si mette a studiare giurisprudenza. Chi invece vuole fare il cantante, il cantautore, deve studiare musica, deve studiare canto e lo deve fare con la costanza e l'impegno di uno che fa giurisprudenza. Quindi io ti posso dare una buona notizia, perché sei stato l'unico che finora si è seduto lì e ha salvato l'Alto Tiveno Cosentino. Voglio dire, perché comunque altri artisti, insomma, non vedono grande speranza, o meglio, non vedono, diciamo, l'Alto Tiveno come un luogo di attrattiva. Questo è quello che io finora ho constatato. Però il messaggio positivo che stai lanciando è comunque importante. Infatti penso pure che nelle tue canzoni vorrai mettere qualcosa del nostro territorio. Dipende, poi l'ispirazione non la si può controllare, quel che viene fuori. Per l'Isola Dino non ti ispira un po'? Per ora non mi è ispirato, però. Allora, facciamo una cosa, adesso sentiamo un altro pezzo. Che Io sono con te. Questo è un pezzo che parla d'amore. È un pezzo dedicato a una ragazza, diciamo. Dedicato ad una ragazza, sì, la tua attuale ragazza. Sì, sì. Sono fidanzato attualmente. Ok, allora diciamolo. Che bello sognare, fallo anche tu. Che bello sentire, fallo anche tu. Il giorno che viene ci convincerà che tutto contiene, non se ne andrà. Neanche questo sogno, neanche questo inverno pieno di te e divertimento, neanche questa dolce notte, neanche queste scarpe rotte. Sì, sono con te, sì, sono con te. Che bello sognare, fallo con me. Che bello sentire, sogna con me. E guardami negli occhi e parlami di te. Non vedi che puoi fidarti, parlami di te. Io ti saprò dare tutto, anche quando non lo voglio. Parla un po' di te e fidati di me. E quando sarai lontana, io ti ascolterò e scaccerò le tue paure, perché io sono con te, perché io sono con te. Sognare, fallo con me. Che bello sentire, sogna con me. E guardami negli occhi e parlami di te. Non vedi che puoi fidarti, parlami di te. Perché io sono con te, perché
Che bello sognare, fallo con me. Che bello sentire, sogna con me. Allora, Angelo, questa canzone, ce la racconti un pochino? Questa canzone, sì, vabbè, avete capito che è dedicata appunto alla mia fidanzata. Però è una canzone che io sono con te, vuol dire, non che io in questo momento sto con te, sto ben insieme a te, vuol dire proprio io sto dalla tua parte, io ti do forza. Io ci sarò nei momenti di sconforto, nei momenti in cui sei triste, non nei momenti in cui sei felice. Cioè, io sono con te rappresenta ciò che ci siamo scambiati, che è proprio darci forza e aiutare a crederci, a credere in noi stessi, di più di come facevamo prima. Quindi gliela farai sentire anche quando vi litigate, così sì, potete rimettere di nuovo pagina. Sì, sì. Ecco, allora, la forza di un artista a volte si dice che è anche nel saper riconoscere i propri limiti. Tu quali limiti ti riconosci? Io sono un ragazzo molto dubbioso e molto insicuro, quindi voglio dare il meglio nel lavoro che faccio, voglio impegnarmi. Ogni volta che mi sento cerco di trovare difetti, cerco di trovare qualsiasi cosa non va bene e correggerla. Cioè, nello studio di registrazione ho notato molto comunque i difetti del nostro dialetto, quindi quando andavo a pronunciare una... La dizione sicuramente è un mio... Abbiamo combattuto tutti. Sto combattendo molto anch'io su questo. E poi comunque, limiti... No, io sono un tipo che guarda molto i propri limiti e che vuole ampliarli. E quindi vuole comunque anche superare gli ostacoli. Sì, sì. Che sai che di ostacoli ce ne saranno tanti purtroppo per questa... Sì, sì, ma in qualsiasi strada secondo me ci sono tanti certamente ostacoli. E quindi noi dobbiamo essere bravi ad affrontarli, a superarli, laddove proprio non possiamo cercare di evitare quell'ostacolo. E per il futuro? Cosa ci aspettiamo? Per il futuro adesso vediamo. Io comunque continuerò a studiare musica e a studiare all'università, perché comunque la musica sicuramente non può dare una sicurezza, però basta crederci fino in fondo e poi ognuno trova secondo me la strada e il percorso giusto col passare del tempo e col passare degli anni. E davanti alle telecamere di Spazio 3 un'improvvisazione? Qualcosa, in che senso un'improvvisazione? Così, un'improvvisazione con la tua chitarra, una canzone che ha nel cuore, anche solo 30 secondi. Una cover, diciamo. Quello che vuoi tu. Va bene. Vai. Ci penso un attimo. I tempi televisivi non permettono tanto di pensare. Facciamo una canzone di Andrea, dai. Prego. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Vabbè, bellissima questa canzone di De André, anche questa non ha bisogno di presentazione. No, questa è un capolavoro, io lo chiamerei. Bene, allora, il nostro tempo termina qui. Io ti do la possibilità, come do sempre, di lanciare un messaggio dal salotto di Spazio 3 in piena libertà, lì alla telecamera. Come ho già detto prima, mi rivolgo a tutti gli artisti, a quelli che credono nelle proprie passioni. Producete tanta arte, perché l'arte non è mai spazzatura e non va mai buttato niente di ciò in cui credete, ciò che volete fare nella vita. E se qualcuno vuole conoscerti meglio, dove può trovarti? In giro per Praia. In giro per Praia, non solo, anche su internet, so, no? Sì, sì, sì. Dove? No, vabbè, per ora sto pubblicando qualcosa sulla mia pagina Facebook e su YouTube. Ho detto che è un progetto futuro, quindi ancora non ci sono. Però nel futuro mi troverete su YouTube. Nel futuro. Quindi sì, sì. Aspettiamo il prossimo futuro. Angelo, io ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua carriera che sta muovendo i primi passi. E grazie per aver accettato. Grazie a voi. Grazie a voi. Bene, Spazio 3 termina qui, noi ci vediamo mercoledì prossimo.